Sono diventato fortunatamente un ludopatico, perché questo gioco si basa sulla roulette russa. Io penso che tutti voi conosciate la roulette russa, in cui c'hai la pistola, in cui ci sono dei proiettili, in cui devi scegliere se puntare la pistola a un tizio qualsiasi brutto come la fame, oppure se puntarcela a noi e avere il coraggio, avere due palle grosse così, capito? Quindi questo è quello che si basa il gioco, e l'avevo scoperto da un po'. Io so che è uscito effettivamente un mesetto fa. L'ho voluto provare qui assieme a voi perché ho detto: boh, 3 euro glieli butto io a sto cazzo di gioco e vediamo se è divertente. In realtà, sì, è veramente divertente. Io vi lascio alla visione del video. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per altri contenuti. E sì, oggi due video, raga. Buona visione. Oh, già la musichetta spinge comunque. Dai, inizia, inizia. Vediamo di che cazzo si parla sto gioco. Io non so un cazzo di sto gioco, raga. Io ci ho visto, sì e no, tipo uno spezzone di gameplay. Poi l'ho visto e ho detto: io no, ci devo fare un video su. Infatti mi è costato la bellezza di 3 euro. Capito? Quanto trippi? Aspetta, dai, che cazzo era che dovevo cliccare? Ok, io sono arrivato. Aspetta che abbasso perché, capito? Mi stava veramente rompendo i timpani. Oh, e siamo con lui. Firma la liberatoria. Ok, in qualche modo noi dobbiamo. Avete presente la roulette russa? Ok, perfetto. In qualche modo, adesso noi prendiamo la liberatoria e dobbiamo vincere contro il ragazzo qui. Come ci dobbiamo chiamare? Ci chiamiamo ovviamente Armando. Armano, Armano, perfetto. Non entra Armando. Armano, vai, enter. Armano, siamo contro il mostro qui in pressione e abbiamo un po' di spari a disposizione. A quanto ho capito io, un proiettile vero, due proiettili a salve. Perfetto, dobbiamo solamente capire. Ah, inizi tu. Inserisco il proiettile in maniera casuale. Ok. Perfetto. E ce li puntiamo, capito? Possiamo scegliere se puntarcelo in faccia a noi, in bocca, oppure sparare a lui. Prendoti con un proiettile a salve, il turno del banco salterà. Capito? Siamo contro il banco. È come se giochiamo a 3-7, cazzo. Non è vero, non è vero. Quello è il 7 e mezzo. Chi spariamo? Secondo me io non. Io sono immortale, frate. Molto bene, perfetto. Che facciamo? Ricarichiamo? Ok, perfetto, lui è salvo. È sa salvo questa volta, frate. Sei salvo questa volta, ma ti posso assicurare. Tre proiettili veri, due proiettili a salve. Perfetto. Allora, queste entrano in canna in sequenza nascosta. Frate, ma non ti incazzo? Ma che brutto che sei, comunque. È un po' qualcosa di statistica, capito? Quindi c'erano 5 possibilità, 3 su 2. Banco. Cazzo. Mi sono fatto la pipì addosso. Adesso ti becchi tutte le robe. Sono tre adesso, torna immediatamente qui adesso. E che fai? Ecco come non maneggiare un fucile. Perfetto. E abbiamo vinto. Questo è lo scopo del mazzo. Vince Armano! Beh! Secondo round, ok. Ah, ci sono dei round, non lo sapevo. Rendiamo il tutto un po' più interessante. Che mi fai vedere il cazzo, frate? 2 unità di oggetti di ciascuno. Ok, ah, ok, questa roba l'avevo intravista. Più oggetti. Non ho letto. Non ho letto. Allora, che cos'è sta roba? Va bene, la butto qui. La lama la butto qui. Perfetto. Che fa la lama e che fa la lente? Non ci devo saperlo. Oppure 4 unità ciascuno. Un proiettile vero, un proiettile a salve, frate, questa è la vita e la morte, un 50-50. Puoi controllare il proiettile presente in canna. Oppure il fucile infligge 2 danni. E allora, scusami. In questo caso. E quindi? Banco, quindi. Che cazzo, quel colore lì è un proiettile. Era vero, perfetto. Ok, quindi di quel colore lì è vero. Che fa lui? La sigaretta. Fumi. Tossicodipendente. Ok, con la sigaretta ti prendi una vita. Va bene, ho capito. Vabbè, uno è rimasto, frate. Dai, non facciamo gli schizzi, ma se andiamo avanti al prossimo round, scusami. Altre robe. Gustoso. Un altro coltello. Come Enter Name God? Perché c'era il go? Perché c'era Dio? Perché Dio ha dovuto fare la roulette russa con sto pazzo? Non ho visto quante possibilità c'erano. Però, sai che ti dico? Guarda, la tento. Tento, sono immortale io. Molto bene.
Che è successo? Perché ho le monete? Salto il turno, che faccio? Salto il turno, perfetto, ho capito. Sparati in bocca. Niente. Valutiamo. Che troviamo? Bello le sigarette. Bello, mi tiro una, frate. La bibita non so che cazzo fa. Vediamo. Ok, 3 proiettili veri e 2 proiettili a salve. Ok, bene, ci sta. Perché inizi sempre tu, frate? Basta. Ah, ok. Tira la maniglia del fucile ed espelli il proiettile in canna. Ok. Riottiene una carica. Ok. Frate, ma chi sono io per non provarlo? Metti il più 2 e non ce ne parliamo più. Prendi qui e gli hai in bocca. Prendi 2 danni. Capito? 3 a 2, back to back, rimonta e vai. Sotto al 7 è questa. È inutile che mi fai sta faccia da cazzo. Tocca di nuovo a me oppure uno ciascuno. Sigaretta, fumi, vabbè, fumo di sto cazzo. Un'altra? Come se non avessi fatto nulla alla fine. Però lui ha solamente la lente come... Perfetto, quindi lui sa. Molto interessante. Che cazzo vuoi, scusami. Oh, per costare 3 euro, ne sa. Tua madre. Allora, a sto punto io direi, pacco di sigarette, ce ne fumiamo una. Oh, sembra che sto fumando io, frate. Cioè, cazzo, è realistico. Tira la maniglia del fucile e spelli il proiettile. Quindi ci sono... è rimasto un... Uno? Gli altri 2... ma sai che quasi quasi sì. Sai che quasi quasi ti direi che lo faccio. Esatto, questo è a salve. È 50-50 adesso. È effettivamente un 50-50. E io ti direi, a sto punto... banco. Ce lo giriamo così. A posto. E l'altro sarà a salve, capito? Oh, mi sta prendendo sto gioco, è ludopatico. È assalto, frate. Esatto, ti puoi sparare in bocca che non succede nulla. Perfetto, andiamo avanti. Vedi, ogni turno. Ok, ogni turno. Perfetto, la lente mi serve. Acqua e sigarette, va bene. E basta. E basta. 3-3. Ci sta, onesto. Va bene. Le probabilità sono del 50-50 a sto punto. Inizi tu? No, inizio io. Perfetto. Allora, sai che facciamo? Io sono un cazzo di uomo con le palle. Ok, perfetto. Mi ha dato anche un trofeo da Steam, frate. Tocca di nuovo a me. Perfetto. Allora, sai che facciamo? Io la vorrei ritentare comunque a fare il maledetto. Però adesso facciamo una roba. Guarda. Facciamo una. Vediamo che c'è. A salve. Cazzo. E va bene. Mi risparo io allora. Sempre grande uomo con le palle. Esatto. È rimasto solamente un proiettile. Quindi tu che fai? Tu prendi la sega. Ci segui il fucile, perfetto. E glielo spari in bocca, gli togli 2 vite, capito? Anche perché lui non ha le sigarette. Capito? Lui non ha le sigarette in tutto ciò. Vai così, vai così. È solamente una vita, tocca a lui? Adesso, per quanto ho capito, mi lega. Legami, manigoldo. Perché lui è più figo? Perché lui c'ha la dimensione più figa? Attenzione. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Tocca a me adesso, no? No, frate, non tocca a me. Non tocca a me. Ho perso. Calmo. Calmo. Mamma, come te lo becchi tutto adesso? Mamma, come te lo becchi tutto, frate? Adesso sei morto. Adesso sei morto. Via. Mamma mia, ti ho sentito fino a là fuori. Ok, e adesso il banco ha perso di nuovo. Perché alla fine con quella faccia da cazzo, dove cazzo devo andare? Armano! Armano vince. Adesso c'è il boss finale. Adesso si è incazzato. Ecco, c'è lo scontro finale. Basta con i defibrillatori e le trasfusioni di sangue. Qui tu mi stai dicendo, siamo solo io e te, pronti a danzare a metà tra la vita e la morte. Danza. Cazzo, balliamo. Che è sta roba? Quattro unità di oggetti di ciascuno. Ok, mi sta bene. Manette. Manette. Birra. Lente. Ok, tu che c'hai? Allora, lui c'ha una lente. Ok. Sai già come funziona? Qua è tosta. Qua è tosta. Qui c'è un 3% di possibilità. E che alla fine sia il robo, capito? Io direi a sto punto, questo ce lo giriamo così. Io non penso che lo becco subito il proiettile.
Sì, invece l'ho beccato subito, perfetto. Vabbè, vabbè, sprecati le robe, sprecati le robe. Molto interessante. Sì, tu sei un coglione comunque, perché... sta sprecando tutti gli oggetti. Ok, perfetto, andiamo alla prossima. Cazzo, e comunque che culo, frate. Posso dire che culo? Posso dire che culo sta roba? Che mi dai? Sempre manette. Sempre tu. Ok, ok, allora, devo utilizzare gli oggetti. Dai, devo utilizzare gli oggetti in una maniera assurda. 4 e 4. Ok. A sto punto io ti lego. Io direi legati, figlio di una grande bocchi. Così, a buffo. Ah? Perfetto. Adesso salta il turno lui, no? Perfetto. Non posso utilizzare le manette lui. Ok. Ok, non posso utilizzare le manette. A sto punto direi lente di ingrandimento. Qui c'è il colpo. Prendi la sega. Prendi la sega adesso. Tu prendi la sega e gli dai un botto, frate. Anche perché noi ci abbiamo le sigarette, eh? Ricordiamoci sta roba. Per la vita noi ci abbiamo le sigarette. Perfetto, banco. Pium pium. Doppietta, double kill. Via. Torna qui adesso. Non ho ancora finito con te, ragazzo. Non ho ancora finito. Esatto. Adesso lui si dovrebbe liberare delle manette, no? Ok, questa magicamente si materializza un'altra volta. Il gioco di parole. E lui si libera. Vai. La devi smettere di legarmi. La devi smettere. Lui si fuma quello che si deve fumare. Va bene. Sì. Ma l'importante è che tu te li utilizzi tutti questi oggetti, no? Alla fine, se tu li utilizzi tutti gli oggetti, poi... oh, cazzo. Quanto è figa l'animazione di lui che si spara il fucile, capito? Comunque ogni volta sembrava veramente che mi arriva in bocca sto proiettile, capito? No, ora tocca di nuovo a lui, ora estrae un altro proiettile. Non mi ricordo quanti... ah. Perfetto. Tocca di nuovo a lui. L'ho sentita questa, fratello, l'ho sentita. Liberami. Liberami dal male, amen. E manette. Ammanettiamolo, va. Ammanettiamolo, ci prendiamo una vita. Ci prendiamo una vita. A voglia, ci serve. Ci serve. Che cazzo di sigarette sono? Classica. Armano, vai ragazzo, vai. Siamo 5 a 4, eh. Questa è la battaglia decisiva. Non puoi sbagliare, fratello. Tu non puoi sbagliare. A sto punto lente di ingrandimento. E a salve. E non mi ricordo quanti proiettili. Allora, due se ne sono andati. Altri due. Secondo me questo è andato. Esatto, 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 esatto. Adesso siamo a posto. Vediamo che ci dà. Sigarette, va bene. Lattina, cose. Oh, tre lattine. Ma sai che cazzo vuol dire? Ok, 3-2. Tre proiettili veri, due a salve. Ok, va bene, ci sta. Tocca a me. A voglia. Sempre uomo con le palle io. No. Aspetta, sai che facciamo? Facciamo. Non posso. Non posso? Devo sparare? E allora banco. Sei puntato. No, frate, le manette no. Ma le manette no, frate. È pure la sigaretta. Oh, cazzo. No, io non pensavo che comunque prendendo il fucile in mano io non potessi utilizzare gli oggetti. Sei un manicolto, non me l'hai detto nelle spiegazioni. Non c'era nel tutorial, ripeto, non c'era nel tutorial. Questo mi arriva però. Questo mi arriva. Mi cade addosso ogni volta, frate. Mi cade addosso, anche perché adesso lui mi risparerà. Basta! Lui mi ha tirato due proiettili da... iniziamo? A fare che... e adesso? Ok. Il problema è che lui c'ha le manette, capito? Lui c'ha le manette. Lui c'ha le manette. Manette. Legati. Allora, un proiettile tu glielo tiri adesso. Ok. Glielo tiri. Perfetto, 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 perfetto. Adesso ha 4 vite a disposizione. Lui salta il turno. Perché lui lo salta il turno. Vai, me lo sparo tutto in bocca. Ok, ce l'ho ancora io, la roba. Oh, me lo sto tenendo sempre io, sto fucile. Adesso posso controllare il coso. Io ti potrei fare birra. Ok, io non lo so. Io non so se muoio per sempre adesso che non ho le vite, capito? Ok, questo è un proiettile. E ci dovrebbe essere il proiettile adesso, vai. Ci dovrebbe essere il proiettile. Vai, banco. Perfetto. Il problema è che adesso lui mi sparerà, capito? Lui mi sparerà adesso. Lui si riprende la vita. Oh, ma quante sigarette fuma quest'uomo in 100 secondi? Sei peggio di me del fumo. Addio.
Che è successo? Dove sono? Ma dove sono? Guarda, se questo è il paese comunque fa cagare. Cioè, fattelo dire, ragazzo. Ma no, capelli sono. Che cazzo è sta roba? E meno se non ti fai più vedere. Ho cliccato. Ma è morto il gioco. Oggi ci è andata male con la roulette russa. Ma noi non demorderemo perché noi siamo immortali. E se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con Armano. Noi ci vediamo domani con dei nuovi video. Bella lì.